L'ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi, Nicola Cosentino, si è costituito questa mattina in carcere a Secondigliano. Cosentino si è costituito accompagnato dai suoi due legali, Agostino De Caro e Stefano Montone, in attesa della notifica di due ordinanze di custodia cautelare a suo carico. Noi difensori siamo perplessi sulla eseguibilità delle due ordinanze perché abbiamo rappresentato ieri in procura che a nostro giudizio non andavano eseguite le ordinanze perché una volta che la Camera dei Deputati ha dichiarato l'esistenza del fumus persecutionis, a nostro giudizio le due misure perdevano efficacia. La misura ha perduto definitivamente efficacia dopo il diniego da parte della Camera di appartenenza, rimanendo irrilevanti i dati sopravvenienti come il termine della legislatura, la perdita della carica di parlamentare. Cosentino, che da stamane ha perso l'immunità parlamentare, è imputato in due processi davanti ai giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nel primo deve rispondere dell'accusa di concorso esterno in associazione camorristica. La procura lo ritiene punto di riferimento politico del clan dei Casalesi. Nel secondo processo, invece, Cosentino deve rispondere dell'accusa di corruzione degli impiegati comunali di Casal di Principe e di reimpiego di capitali illeciti per il finanziamento bancario all'impresa incaricata di realizzare un centro commerciale alle porte del comune casertano, poi mai avvenuta.